Per Deloitte l'Unione Europea continua a rappresentare la più grande occasione e opportunità di sviluppo per il nostro Paese, sia in ambito economico che sociale. Lei consideri che a livello europeo più di 800 professionisti Deloitte stanno lavorando stabilmente al servizio delle varie articolazioni dell'Unione Europea, dalla Commissione alle varie direzioni generali, dalla Banca Europea degli Investimenti alle varie agenzie sparse per i diversi Stati membri. Deloitte ha investito molto anche su altri aspetti che non sono solo i propri servizi professionali. È stato costituito l'European Policy Center con sede stabile a Bruxelles e a livello italiano, in connessione con questa azione, è stato recentemente lanciato l'Italian Public Policy Program, che ha l'obiettivo di rappresentare una task force dedicata a creare dialogo tra i differenti stakeholder e quindi tra i regolatori, i policy maker, il mondo delle aziende e gli altri contributori e ovviamente i professionisti Deloitte che sono a disposizione e vogliono dare il loro contributo, perché un dialogo informato e una discussione basata sulle evidenze, a nostro avviso, è l'opportunità per innovare e per far crescere anche la possibilità di avere delle policy più aggiornate e migliori. Rispetto alle evidenze emerse nel nostro Strategy Council, dobbiamo ammettere che viene confermata il fatto che la discussione riguardo all'Unione Europea continua a essere un po' bloccata tra chi continua a pensarlo come l'opportunità di sviluppo e chi continua ad accusarla come la responsabile di un mancato sviluppo. C'è sicuramente una percezione di lontananza dai bisogni di famiglie e imprese, e l'idea che ci siamo fatti è che l'Europa, per progredire ed evolvere, necessita di un rilancio veramente molto complesso, basato molto probabilmente su delle politiche sociali che siano vicine alle famiglie e rappresentino il motore per lo sviluppo economico e sociale dell'Unione. Certamente l'elaborazione delle politiche è una tematica di livello più strategico, in cui le competenze richieste sono quelle della pianificazione, della valutazione degli scenari, della capacità di valutare gli impatti delle azioni. A livello implementativo invece stiamo parlando di una macchina organizzativa piuttosto imponente, perché stiamo parlando dell'erogazione dei fondi europei che richiede metodologie, richiede disciplina, richiede l'applicazione costante di metodologie atte a far funzionare questa macchina organizzativa. E queste competenze sono quelle competenze che ci vengono richieste di fatto anche dal mondo delle imprese. La differenza forse è che nel campo dell'Unione Europea il livello di complessità e di multidisciplinarietà è molto molto più complesso, e questo rappresenta anche una sfida anche per noi come professionisti. Possiamo dire che la prassi di ricorrere a supporti esterni per servizi professionali in ambito dell'Unione Europea è molto diffusa, con particolare riferimento all'impiego dei diversi fondi comunitari. Quindi stiamo parlando delle famose assistenze tecniche, alle autorità di gestione, alle autorità di certificazione e di audit. Quello che posso notare dal mio osservatorio è che spesso l'ingaggio dei consulenti fa perdere un po' un'occasione di crescita, nel senso che spesso l'amministrazione pubblica interpreta il supporto esterno come un'estensione della propria forza lavoro e perde l'occasione di una contaminazione, di un apporto da parte dei professionisti in termini di un know-how un po' più aggiornato, dell'accesso a pratiche best practice a livello europeo e internazionale, e di una crescita che deriva dalla contaminazione di diversi team di lavoro.